Ci troviamo a Calcio, una piccola cittadina della pianura padana non lontana da Bergamo. Questa è un'area particolarmente nota per la sua produttività, del resto si trova in una delle regioni più operose del nord Italia, la Lombardia. In questi luoghi lavorare ed essere produttivi è un fatto che va oltre l'aspetto economico. È il modo per sentirsi parte della comunità. Potremmo dire che è una sorta di religione che questa gente fiera e implacabile rispetta senza distrazioni. Nel 2020 però la tempra di questa gente ha subito una dura prova, poiché quest'area, più di altre, è stata colpita dalla terribile epidemia di Covid-19. Una tragedia senza precedenti, che ha mietuto migliaia di vittime lasciando segni ancora visibili, ma che non hanno piegato lo spirito di questa gente fiera e instancabile. Ne è un esempio la famiglia Pesenti, che da 70 anni gestisce e fa crescere l'azienda omonima fondata da nonno Giacomo, che scese dalle montagne con le tasche piene di sogni. Gianluigi è il capofila della nuova generazione dei Pesenti. In qualche modo, questo trentenne dai modi cortesi e gentili potrebbe essere un esempio di come sarà la nuova generazione di allevatori. Gianluigi ha infatti conseguito una laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, una formazione scientifica decisiva per avere maggiore padronanza del mestiere di allevatore, che però non può prescindere dall'indispensabile esperienza che si matura solo in stalla. Come tanti giovani che prendono le redini dell'azienda di famiglia, Gianluigi si è dovuto confrontare con la puntuale diffidenza di chi lo ha preceduto. Ma le frizioni tra la vecchia e la nuova generazione lo hanno messo a dura prova, fino al punto di pensare di abbandonare tutto. Sono Gianluigi, ho 31 anni e gestisco l'allevamento di famiglia dal 2014. L'allevamento è composto da 650 capi totali, di cui 290-295 circa sono in lattazione e ogni giorno consegniamo all'incirca 105-110 quintali di latte. La nostra azienda agricola nacque a Gaverina, un piccolo paese della Val Cavallina. Negli anni 50 poi mio nonno, durante la trasumanza dei bovini, arrivò casualmente a Calcio, notò questo appezzamento di terra in vendita, che all'epoca era solo una casa e qualche terra, e decise di comprarlo. E da lì cominciò a investire fino ad arrivare all'azienda che siamo oggi. Come in azienda lavorano mio cugino Mattia, mio cugino Giacomo, sono le due persone con cui lavoro a stretto contatto. Poi c'è mia sorella che gestisce la contabilità e quindi abbiamo in continuazione dei scambi di vedute anche per quanto riguarda il discorso economico degli investimenti, e la mia compagna che gestisce la vitellaia e la gestisce con la sensibilità che solo una donna può avere. Ho deciso di orientare la mia vita dedicandola alla vacca da latte perché credo che sia la mia passione. Ho deciso di fermarmi in allevamento perché già ci lavoravo prima e ci lavoravo durante gli studi universitari e vedevo che nel mio allevamento c'erano margini di miglioramento enormi e quindi era un'occasione anche per me di mettermi in gioco e volevo cercare di capire se sarei riuscito poi a metterli in campo. Quello che stiamo cercando di fare è cercare di dare a tutti almeno un giorno di riposo settimanale per poter ricaricare le pile. Per fare ciò è fondamentale gestirsi, organizzarsi, fare dei protocolli in modo che il lavoro sia ben organizzato e ognuno abbia un po' di tempo libero per sé. I miei amici difficilmente concepiscono il mio lavoro e quindi spesso fanno fatica a capire come io possa lavorare così tante ore, 365 giorni l'anno.
però sono estremamente convinto che le soddisfazioni che dà questo lavoro nessun altro lavoro le può dare. Intendo dire che nasce una sorta di empatia, di rispetto, di stima reciproca per gli animali e per tutto quello che ruota attorno all'allevamento. Quando ho deciso di fermarmi in allevamento avevo le idee chiare, avevo degli obiettivi e un progetto ambizioso. Ero però consapevole che le persone che mi affiancavano in quel preciso momento non erano compatibili con quella che era la mia visione. Come spesso capita in queste situazioni, si creano degli attriti tra la vecchia generazione e la nuova, perché è un tipo di lavoro che ti porta ad avere un'elasticità mentale e un'apertura al cambiamento limitate, perché spesso si lavora per tutta la vita confinati nella propria realtà. Uno degli scontri maggiori che c'è stato tra noi giovani e la vecchia generazione è il progetto di questa stalla. Per noi giovani era un'esigenza imprescindibile per poter continuare l'allevamento, mentre per la vecchia generazione questa stalla era un investimento totalmente superfluo. Con questa stalla i miglioramenti sono stati enormi, siamo migliorati sia da un punto di vista produttivo che riproduttivo, la produzione di latte è aumentata in maniera vertiginosa e anche la fertilità è praticamente raddoppiata. I risultati della nuova gestione sono visibili a tutti, però mio papà, mio zio e tutti quelli che rappresentano la vecchia generazione non verranno mai a farmi complimenti, perché sono comunque molto orgogliosi e semplicemente mi lasciano carta bianca e non mi remano più contro, ecco, diciamo così. Questo è un po' il loro modo per dirmi che le cose vanno bene e che sono stato bravo. Allora, i miei cugini sono stati importantissimi, perché quando loro sono arrivati hanno sposato da subito la mia mentalità. E quindi diciamo che la mia squadra si è rinforzata e io ho avuto un supporto non da poco. Diciamo che il loro arrivo è stato determinante e probabilmente senza di loro non ci sarei mai riuscito. A tutti i giovani che come me hanno vissuto dei conflitti con la generazione precedente, consiglio solo di non mollare. Ci saranno dei momenti di sconforto, ma l'importante è non mollare, perché prima o poi le cose cambiano e cambiano positivamente. Adesso il mio lavoro è cambiato completamente. Io dedico il mio lavoro per cercare di migliorare o nel caso prevenire, e dedico il mio lavoro a piani di accoppiamento, a test genomici, cose che prima non avevo neanche tempo, perché prima dovevo gestire il problema e il problema non mancava mai. Adesso è un lavoro completamente diverso, adesso si guarda in avanti. In questi ultimi anni abbiamo avuto lo stesso numero di nascite di vitelle femmine che avevamo negli anni scorsi. La differenza è che il numero di animali che ha lasciato l'allevamento si è ridotto, perché il livello di benessere è aumentato. Si è generato quindi un surplus di animali giovani che abbiamo deciso di testare in modo da selezionare i migliori, quelli compatibili con quella che è la nostra selezione, ovvero animali più longevi e più sani. Per migliorare la qualità della vita nostra e dell'animale abbiamo deciso anche di investire in strumenti tecnologici per il monitoraggio di quei parametri che l'occhio umano non può vedere. E mi riferisco a sistemi di monitoraggio della ruminazione, dell'attivometria, sistemi di monitoraggio della produzione del latte, della conducibilità. Un sistema che ad oggi manca nel mio allevamento è la localizzazione dell'animale. Se noi avessimo a disposizione uno strumento che ci dica quell'animale è lì, ci farebbe risparmiare un sacco di tempo. Pierluigi è il veterinario aziendale da circa 15 anni, non è una persona gelosa del suo mestiere. Quando io avevo bisogno lui mi spiegava, mi faceva vedere anche le robe manuali che magari non erano di mia competenza. E anche nella mia crescita e nella mia battaglia, definiamola così, contro la vecchia generazione, lui è stato fondamentale. È stato anche intelligente, perché è sempre rimasto dietro le quinte, però lui ha sempre capito che direzione volevo dare al mio allevamento e mi ha sempre supportato.